Nella conferenza stampa a Palazzo Si lunedì ieri con Matteo Salvini, il neo presidente della regione Marco Marsiglio, incalzato dai cronisti, ha confermato quello che aveva detto chiaro e tondo all'indomani della candidatura di Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, infilata, è stato detto all'ultimo minuto da parte dei maggiorenti dell'UDC. La moglie di Gerosolimo, ex assessore regionale di centrosinistra, non farà parte della maggioranza. Marsiglio ha precisato poi che sta a lei decidere se restare. Nel qual caso Scoccia dovrà attenersi alla linea politica della stessa maggioranza. Così Marianna Scoccia, stamani in conferenza stampa, assieme tra gli altri al segretario nazionale dell'UDC Rotondi, risponde al neogovernatore. Guardate, io veramente non voglio raccogliere proprio in questi giorni nessun tipo di polemica. Ne abbiamo parlato sia con Gianfranco Rotondi che con Lorenzo Cesa, che oggi purtroppo non c'è per impegni di lavoro. Noi siamo stati eletti in maggioranza, giusto Gianfranco? I voti 17.000 300 voti che abbiamo portato a livello regionale, di cui 10.003 solo nella provincia dell'Aquila, sono voti di maggioranza. Sono convinta che Marsilio ha tutto l'interesse di governare al meglio la regione Abruzzo e tutti quanti i territori. Io rappresento non solo il territorio della regione, della provincia dell'Aquila, ma un territorio regionale, perché siamo abituati a fare un gioco di squadra. E quindi continueremo per il meglio. Sono certa che Marsiglio, insomma, capirà e ci incontreremo a breve. Scoccia è una consigliera che fa parte della maggioranza perché la Democrazia Cristiana è apparentata alla maggioranza. Poi il presidente forse vuol dire che lui farà una giunta senza tener conto di una componente della maggioranza, una scelta politica pienamente legittima. Comunque di missioni non se ne parla. Di Di cosa? dimissioni. Di chi? Di Scoccia. Ma da che? Oppure di passaggio ad altro. Ma figuriamoci, per piacere. Teniamo i piedi a terra, le elezioni sono finite, dobbiamo guardare al futuro. Il futuro è il governo del presidente Marsilio, che lo comporrà secondo gli equilibri che sono venuti dall'elettorato e secondo le scelte che reputerà più opportune. Quanto al senatore Quagliariello, che secondo alcuni avrebbe voltato le spalle agli alleati di lista. Ma no, siamo onesti, questa è stata la lista Scoccia. I voti sono stati tutti da una parte, bisogna riconoscere a questa combattente di aver avuto un grande successo. Ma a Marsiglio cosa vuole dire? Auguri, adesso la responsabilità è sua e noi non siamo pentiti di averlo sostenuto, anzi reputiamo che sia una persona adeguata ai compiti più che difficili che attendono il nuovo governo.